Talk Show. Amici di Tifo Life, eccoci qua ritornati e per prima cosa vorrei ringraziare Soglu che fa ovviamente i prestiti e chi ne ha bisogno può affidarsi a lui. Io direi di Menon di passare da sopra a sotto così possono vedere e se gli serve possono ovviamente prendere l'indirizzo dove contattarlo. E poi noi abbiamo appena finito il Festival Cinema di Venezia e come ben sappiamo ci siamo andati e anche Tiziano adesso è lì con un caro amico che ha intervistato e io direi di andare nello studio e metterlo in onda. Grazie regia della linea, mi trovo qui al Festival Cinema Venezia, 80ª edizione, e sono qui con una bella signora che si sta attraversando con la maglietta bianca, bravissima e molto il simpatica, sono i nostri fan. E sono qui con Hector Villeneuve, come va Hector? E prima di tutto grazie per l'invito a TV Live, a Tiziano e a tutto lo staff. Volevo sempre ricordarvi che quest'anno abbiamo iniziato la edizione in forma ridotta, solamente 30 giorni, e vi aspettiamo per la prossima edizione del 2024 dove magari possiamo organizzare anche una filata di moda. Sicuramente questo. Ci vediamo anche a Milano Fashion Week, mi sembra. Sì, certo, volevo anche invitare con Graciela Sainz questo venerdì 22 all'Aquarium di Milano, al Milano Golden Fashion, che edizione 2023, che questo è molto importante. Ci saremo e faremo squadra. Certo Tiziano, allora volevo ringraziarti ancora anche con i tuoi invitati in questo luogo importantissimo come è la 80ª mostra del cinema di Venezia e ti auguro tante cose bellissime. Grazie tanto a te. E soprattutto andare sempre avanti che l'obiettivo si raggiunge, perché Dio è sempre con noi. Io sempre con noi, perfetto. È tutto dal Festival Cinema Venezia della edizione, linea alla regia. Grazie regia per la linea e come ben sappiamo Tiziano è lì, oggi non è potuto esserci qui insieme a noi, però vi saluta tutti ovviamente. Aspettate, Tiziano lo vedo in prospettiva o si è duplicato? Io direi di chiamare Tiziano proprio qui. Tiziano, dai, su, entra con noi. Tiziano, lo dobbiamo un po' pregare perché non so se sono le allucinazioni o se è Tiziano. Tiziano, eccolo il nostro caro Tiziano. Ovvio. Sono in maglietta e quindi non era previsto la mia intromissione qui dentro. Tu giustamente hai dato la linea alla regia, ha fatto vedere quando ero io al Festival Cinema Venezia che ho intervistato appunto quell'ospite, però è qui, ero tra il pubblico a guardare, quindi io non vedevo neanche la giacca. Pensavi di scappare oggi da noi, eh? Fantastica, vedi, quindi non... vabbè dai, comunque ti è piaciuto l'intervista? Sì. Segue sempre, quindi lui è di Milano, è co-organizzatore della Team Festival, e quindi è una cosa molto importante. Il nostro carissimo Hector Villanueva. Ok, sì, e quindi è stato un piacere intervistarlo proprio davanti alla Red Carpet col movimento delle persone. Perfetto. Ecco, essendo che sei appena ritornato, hai fatto un volo. Mamma, complimenti a te, però ci vuoi dire se lì faceva caldo, freddo, com'è che faceva? Allora, beh, non è che sono ritornato adesso, che era un po' spontaneo ovviamente questo, è già passato. Comunque lì era molto caldo come ogni anno perché appunto il Lido di Venezia è molto basso, quindi hanno fatto delle protezioni dell'acqua che riflette, quindi il caldo lì è di rito, faceva molto caldo, quindi fate via gin lemon a manetta, insomma. Perfetto, e volevo anche chiederti come ti sei sentito lì a essere davanti al Red Carpet e intervistare il nostro Hector. Beh, per me, tu lo sai, siamo andati che sopra tante volte, quindi non è stata una grande emozione. Più lui è un'emozione, quello sì. E quindi è stata una cosa comunque molto bella, perché l'abbiamo intervistato vestito così, insomma, era uno schiocco. Aspetta, cioè, tutti quanti sono in papillon, sono vestiti in un certo modo, e lui invece con la maglietta Ferrari, berrettino, si è andato a fare pubblicità, tutto vestito di rosso, quindi è stato controcorrente al massimo. Io credo che ha voluto sembrare uguale al red carpet, rosso dietro di lui rosso, una meraviglia. Infatti l'abbiamo portato sul red carpet, però nessuno l'ha visto perché è rosso red carpet, è rotto rosso, lui è berrettino rosso, nessuno si è accorto. Vedete questi due occhi che giravano così e camminavano da soli sul red carpet. Oddio, va bene, a parte questo, come ovviamente è stato un vero piacere andare con Hector, però a parte quello, come hai trovato quest'anno Venezia?
Beh, come avevo già anticipato in altre puntate, Venezia è sempre un mito. Venezia è un orizzonte, è un vedere e un partecipare al di là dell'arcobaleno, quindi sono le cose che puoi soltanto immaginare e le vedi reale perché sei protagonista. O vai da protagonista o rimani a casa, infatti, perché bisogna essere protagonisti, bisogna andare sulla red carpet, bisogna avere gli attori, bisogna fare queste interviste esclusive che tutti non possono fare, ovviamente. Noi abbiamo lavorato molto con le esclusive, anche i registi, e quindi il prodotto è stato ad alto livello. Poi ringrazio te perché ci sei sempre con noi lì al Festival di Venezia, e quindi le tue sfilate sono magnifiche perché hai sfilato in modo divino, giù proprio dalle gradinate del Excelsior, dove è nato il Festival di Venezia quasi 100 anni fa, e quindi è stata una cosa bellissima. Dicevano che gli attori di Hollywood non venivano, disertavano per via dell'intelligenza artificiale nei film, e invece c'erano, magari qualcuno è rimasto a casa, poi si pentirà comunque. Ce n'erano tantissimi che l'hanno intervistato, quindi chi vuole esserci da protagonista c'è. Perfetto, è stato un vero piacere intervistarti e ovviamente averti qui a fianco a me. Catturato così tra il pubblico, io guarda, neanche volevo. Le femmine catturano, quindi. Sempre femmine e l'uomo arriva, infatti vedi, l'ho fatto anche per te perché sei una brava persona. Allora non potevo dirti di no, eccomi qua, in maglietta, perché lo scoprivo con lo sponsor qui. Non è uno sponsor mio questo. Venivo con una t-shirt abbastanza anonima e che ero lì, quindi sei stata brava comunque a convincermi. Lo so, sono sempre per te, convincerti ci sono sempre, quindi non ti preoccupare. Grazie mille di essere stato insieme qui con noi, anche se ti ho dovuto pescare dal pubblico, però va ben dai. E niente, io direi di vedere le prossime puntate che faremo. Va bene, a presto allora. Ciao. Okay, il mio...